Ciao a tutti, allora mi vedete truccata come nel video precedente, anzi quasi struccata, più che truccata. Questo sarà un video molto più leggero del precedente perché sarà un video di shopping, quindi pura inutilità. No, scherzo, pura leggerezza, oserei dire. Sono stata sabato scorso con una mia amica a Castel Guelfo all'outlet. Non ci andavo da un sacco di tempo. Non mi fa impazzire, però mi piace il fatto che ci siano molti negozi sportivi, per cui, visto che comunque volevo delle cosine, ho detto fammi andare a guardare. La verità è che c'è l'outlet di Skechers e avevo troppo voglia di andare a vedere se ci fosse qualcosa di interessante. Infatti, troppo, purtroppo. Allora, da cosa comincio? Comincio da negozio Adidas. Purtroppo, forse l'unico in cui non sono entrata è la Nike, perché quando siamo arrivati nel giro, siamo arrivati davanti alla Nike, c'era una fila incredibile, ho detto no, anche no. Da Adidas ho trovato una cosa fichissima, l'ho pagato solo 10 euro ed è questo top stupendo, cioè vabbè, è semplicissimo nero, ma è stupendo perché ha la lunghezza giusta. C'è solo Adidas scritto qua, nulla di più. Dietro è incrociato. È comodissimo, ha le coppe cucite, c'è proprio questo rinforzo qua. Fa due poppe incredibili, sta immobile, quindi proprio anche per le attività, secondo me, ad alto impatto è perfetto. Mi piace da morire, l'ho pagato solo 10 euro quando l'ho visto. L'unico problema sono le taglie, perché io ho preso una taglia che non si capisce che cacchio di taglia sia. Sembra una M, boh, non si capisce, vi giuro, mi è rimasto il dubbio, ma vabbè, l'ho provato, andava bene, l'ho preso. Quindi questo ho preso da Adidas. Poi Levi's, sono stata alla Levi's, c'era una promozione per cui due jeans li pagavate 129 euro e tre jeans 179. Ne ho presi due perché c'era anche una mia amica, ma lei non ha trovato un modello per lei. Allora ho preso due paia di 501. Io non avevo mai provato in vita mia il modello 501 con due lavaggi diversi. Allora, anzi, sono anche leggermente diversi i modelli stessi. Allora, sono semplicissimi in realtà. Uno è questo che ha il taglio vivo qui in fondo, l'ho già indossato, mi piace moltissimo. Penso che questi me li porterò per 20 anni almeno, io credo. Meno che non dimagrisca incredibilmente, ma credo che siano tipo qualcosa di indistruttibile, io credo, immagino. E poi l'ho preso chiaro. Questo però non ha il taglio vivo, è così. Semplicissimo, veramente, di una semplicità incredibile. 501, non è elasticizzato. Mi piace molto che abbiano i bottoni e non la cerniera, così mi sento anche sicura che non si apra. Niente, veramente, penso che mi dureranno per tutta la vita quei jeans. Io ho un problema con i jeans, eh. Io comprerei tutti i jeans del mondo, mi piacciono da morire. Il periodo reale in cui li indosso è breve, c'è una finestra breve che va da adesso a forse metà aprile, massimo fine aprile, perché poi fa troppo caldo per i jeans ed inverno fa troppo freddo per i jeans, quindi a meno che non ci metta sotto qualcosa. Vabbè, piccola parentesi. Poi Skechers. Skechers lo sapevo che finiva schifio, infatti è finita schifio. Allora, ho preso due scarpe molto sobrie, ovviamente era ironica. Prima vi faccio vedere quelle più sobrie, che già ve la dice lunga. Cioè, queste sono le più sobrie che ho preso, ma cioè, erano stupende. Allora, queste erano all'ingresso ed c'erano queste così e quelle con le galassie. All'inizio avevo chiesto quella con le galassie che devo dire mi piaceva di più, però non aveva trovato il numero. Mi ha preso questa, l'ho provata, ho detto ok, mi piace un sacco questa sotto al jeans è troppo bella, comoda, manco ve lo dico, extra squishy qua dice. Vabbè, io sono veramente una fan delle Skechers incredibile, mi piace tantissimo. Questa prezzo outlet 48,99. Che modello è? Non lo so che nome abbia questa. È memory foam comunque, perché ce ne sono di varie tipologie. Poi mi ha trovato il numero dell'altra, ma quando le ho viste ai piedi, questa qua è veramente più carina, cioè proprio fa un altro effetto, seppur quella era molto carina. Ma l'altra, questa è veramente. Comunque il bello delle Skechers per me. Io posso comprare la scatola chiusa semplicemente prendendo il 10 e il mio numero mi va bene di tutte le scarpe. Questo qua è un modello diverso, si chiama Skechers Street. Anche la scatola è olografica, come faccio a buttarla? Però non la posso neanche tenere. E prese di questo colore. Sono
sobrissimo, cioè tra l'altro rende anche in video perché si vede che sono proprio fluo. Io queste le avevo adocchiate anche su Amazon, vi dico la verità, però non ho avuto il coraggio di prenderle. Poi l'ho viste dal vivo, le ho provate, comodissime anche loro, hanno questo rialzo qua e le ho prese. Benissimo, queste prezzo outlet da 85 a 58,99. Bellissime. Qua mi sono fatta anche infinocchiare con i calzini, no, infinocchiare scherzo, però sono veramente fatti bene. Ho preso questi calzini qua, ho preso questi che in realtà sono da uomo, però vabbè, chi se ne frega, perché ho il piedino 40-41, quindi che poi di Skechers sarei un 40, ma in realtà io sono più un 41. Ho preso questi qua neri, semplicissimi, e poi questi qua che mi piacciono un sacco, i colori, questi qua. Molto 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 carini. Beh, Skechers, niente, io sono innamorata. Non vedo l'ora che gli arrivino quelle estive. Magari, a parte che sono gentilissimi tutti i ragazzi che ci lavoravano. Poi vabbè, io ai piedi avevo le Skechers rosse e il ragazzo alla cassa le ha viste. Oh, queste sono quelle più comode in assoluto che preferisco, ha ragione. Quindi mi hanno preso anche un po' in simpatia. No, ma erano veramente gentili. Penso che telefonerò, così quando gli arrivano tutte quelle estive vado a dare un'occhiata, perché io l'anno scorso comprai i sandali Skechers e ci ho combinato per tutte le isole Olie. La vita, ce li ho ancora, ma chiaramente li ho veramente consumati, cioè non sono belli come appena comprati, quindi sicuramente andrò a dare un'occhiata per quelli estivi. Poi l'ultima cosa che ho preso all'outlet è questa. Una non ve la posso far vedere perché è un regalo e quella persona guarda i video, quindi non posso farvela vedere. Però sto negozio aveva un sacco di cose carine. Si chiama Excelsa, questo qua. Caretto, mediamente caretto, però aveva veramente cose fighe. Cioè, se volete fare dei regali, secondo me quel negozio lì è bellissimo. Io non lo conoscevo. Mi servivano delle tazzine perché sono rimasta con una tazzina. Ora, è vero che io non prendo caffè, però insomma è triste che viene qualcuno e io ho una tazzina, cioè non si può sentire. Io ve le voglio far vedere e ho preso queste perché mi piacevano troppo. Ho preso questo set da 6 tazzine fatte così a bicchierini colorati. Ma quanto sono carine queste qua. Poi soprattutto le ho prese così perché sono più semplici anche da mettere via, perché li posso anche un pochino impilare nel portacosa, che non ho molto spazio, e quindi ho preso questi qua. Li ho pagati un po', perché è vero che erano scontati e non c'è il prezzo. Mi sembra intorno ai 28 euro, una roba del genere, comunque cari, però sono troppo belli. C'è anche il vassoietto in ceramica sotto. Gli acquisti in outlet ho finito. Adesso vi faccio vedere questo ordine che mi è arrivato stamattina, l'ho fatto da Skin Shop. E ho fatto un ordine per, lo so, sembra incredibile, per la pinzetta. Questa qui è quella che avevo già e me l'avevano inviata loro 3 anni fa. Sono andata a cercare il video, è di maggio del 2019. Questa pinzetta di questa marca che si chiama Brow Wow, io la amo, io non posso pensare di vivere senza questa pinzetta. Ce l'ho da 3 anni, uso sempre e solo lei. Ho letteralmente il terrore di perderla, così come ho il terrore ogni volta che cade che si spacchi la punta e che magari non tiri più. Non è detto che piaccia a tutti perché è molto affilata, cioè tira qualsiasi pelo, oppure quelli che hanno solo l'intenzione di crescere e non sono ancora cresciuti. Questo ve lo posso garantire. Quindi non è detto che vi piaccia, ecco, questo ve lo dico, però io la amo follemente. Costa un botto perché costano 20 euro queste pinzette. Questa è quella vecchia però, ve l'ho fatta vedere perché è di questo colore qua e ogni pinzetta ha una scritta. Questa c'è scritta, questa scritta qui: Life is a beach. Beach però spiaggia, non beach stronza. E ne ho prese altre 2 perché ho detto, beh, senti, visto che quella lì adesso un pochino si sente che tira meno, nel senso tira ancora bene, però qualche colpo lo sta perdendo, ma ragazzi sono 3 anni che ce l'ho e ci ho fatto di tutto, viaggi, cadute, eccetera. Le ho prese di questi 2 colori qua. Ho preso questa lilla dove c'è scritto Hello Beautiful, questa qui. Molto carina, e quando l'ho provata, ragazzi, ho detto minchia, non mi ricordavo che fossero così all'inizio, che comunque questa ancora, ripeto, funziona bene. E poi ho preso questa fucsia che c'è scritto Enjoy Life Eat Cake, questa qua, è fucsia fluo proprio, bellissime. Sono consapevole, lo so che costano, ma io vi giuro, ho provato anche Tweezerman, ho provato altre cose, ma da quando ho provato questa
non ne voglio sapere di altre, quindi ho fatto un po' di scorta. Adesso una la metto tipo in cassaforte che non ho, l'altra me la metto in bagno perché solitamente la uso alla postazione trucco, però in bagno a volte mi farebbe comodo, così ne tengo una lì e una lì. Poi per non pagare la spedizione ci ho aggiunto questa cacata, me ne sono pentita amaramente, però aveva un prezzo comunque abbordabile di Paula's Choice e mi spiace che sia di questo brand che reputo valido, però questo è il Lip and Body Treatment Balm. Allora, non avevo guardato gli ingredienti, sinceramente mi ero fidata molto del brand, gli ingredienti l'ho guardato. Al secondo posto c'è il petrolato, che onestamente sulle labbra io non voglio, ma non per cosa, ma perché è vero che è pensato per labbra e corpo, però sulle labbra io non lo voglio perché comunque vuoi non vuoi un po' lo ingerisci. Avrebbe senso sui gomiti, avrebbe senso, sui gomiti non mi farei problemi a utilizzarlo se avessi problemi con i gomiti, ma io onestamente i gomiti ce li ho abbastanza lisci e da quando uso il beauty non ho più avuto questo tipo di problema di gomiti di carta vetrata. Quindi questo è un acquisto che onestamente non consiglio, per quel motivo lì, e poi a meno che non vi serva per il resto del corpo, a me onestamente non serve. Gli ultimi acquisti che vi faccio vedere li ho fatti ieri alla BA, c'era il merchandising di Fitline, ve li faccio vedere solo per un motivo, perché questi hanno il marchio Fitline, ma esistono in vendita anche senza il marchio, quindi se vi interessa li trovate. Allora, ho preso questa, che io in un negozio, questa l'avevo vista da Cisalfa se non sbaglio. È dell'Under Armour perché dovete sapere che l'azienda fa fare l'abbigliamento sportivo da Under Armour, quindi di qualità. Semplicemente questo modello c'è identico in negozio, semplicemente ovviamente non ha la stampa Fitline. Questa qui addosso è stupenda, esiste anche color melanzana tipo, ma ovviamente l'ho presa nera. Devo dire che per allenarsi è stupenda, proprio per come mi cade addosso, leggera, fresca, poi vabbè, è fatta proprio bene dell'Under Armour. Quindi ho preso questa, poi ho preso il top che in realtà avevo già preso tempo fa, ma mi hanno sbagliato la taglia, quindi adesso ho recuperato la taglia giusta, che è questa è una L, ha le coppe. Questa è l'unica cosa che un po' mi scoccia, nel senso che poi le coppe le devo mettere a posto io, però il top è veramente anche questo comodo, nel senso che rimane bello adesso. Anche se fate dei sabbi, non faccio salti, però insomma, comunque per attività ad alto impatto è ottimo. Pure questo lo trovate. E poi ho preso i pantaloncini. Questi sono stati rischiosi, però mi piaceva il modello. Effettivamente mi sta bene. Mi piace per un motivo. Allora, il pantaloncino è questo. Mi piace perché ha sotto questa cosa qui. Il che, vabbè, impedisce alle cosce che struscino e questa già è una comodità. Poi fa sì che non sia cortissimo, comodo per allenarsi e mi piace un sacco. Infatti l'ho provato ieri, mi è piaciuto un sacco. Ultime cose che ho preso lì sempre in BA sono, vabbè, già che ero lì ho preso due barrette Choco Slim cioccolato bianco, che stranamente l'avevo già provata, mi piacciono, però non voglio tutta la confezione, ne ho prese un paio giusto per sfizio ogni tanto. E poi ho preso questo shaker fichissimo, che è molto bello perché è fatto bene. Ah, questa parte qua, che si può ovviamente staccare, dove potete mettere la polvere o le capsule, quello che vi pare. C'è ovviamente graduato e poi il meccanismo dentro è fatto così per i shaker. È uno shaker, vabbè, nulla di che. Non vi saprei indicare in commercio un'altra cosa. Io ne ho uno con cui mi trovo molto bene. Questo era fico, mi piaceva e l'ho voluto provare, però ecco, questo è uno shaker normale. No, vi volevo far vedere giusto l'abbigliamento perché secondo me è molto carino, mi piace come mi sta e magari li trovate in giro. Cioè, io dell'Under Armour non avevo mai provato niente, l'unica cosa che avevo una maglietta sempre Fitline col marchio Fitline, però niente di che, e il borsone. Il borsone è molto figo, il borsone da palestra dell'Under Armour, mi ci trovo benissimo, è fatto veramente bene, quindi bah, non avevo mai provato il brand, quindi insomma mi piace. Niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video che prometto sarà quello dei finiti perché nel frattempo il sacchetto sta scoppiando. Tipo. Alla prossima, ciao!